Buonasera ragazzuoli, benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo a Roma Tiburtina, siamo appena usciti dalla stazione, e parlo al plurale perché come avete visto sono in dolce compagnia di questa ragazza qua. E adesso prendiamo il bus fino all'aeroporto di Fiumicino. Allora, breve aggiornamento, siamo arrivati all'aeroporto di Fiumicino, però ancora è troppo presto per fare i controlli di sicurezza, quindi ci troviamo un posto per sedersi e tra un paio d'ore ci riavviciniamo ai controlli. Yeah. Comunque ho capito che fuori è caldo, però insomma l'aria condizionata sparata a palla nel mezzo della notte, anche meno, un freddo. Allora raga, siamo finalmente arrivati al porto della città di Atene, siamo al Pireo e abbiamo appena fatto i biglietti, abbiamo preso due biglietti per il traghetto di domani mattina direzione Isola di Naxos. Adesso ci dirigiamo verso l'albergo, facciamo il check-in, lasciamo un po' gli zaini e poi andiamo a fare un giretto per la città che Alice non l'ha mai vista. Ci cerchiamo qualcosa da mangiare. Allora raga, abbiamo preso finalmente possesso dell'albergo. Tra l'altro è stata una gran giocata perché si è speso 20 euro e è in una posizione super strategica perché è letteralmente a 10 passi dalla stazione della metropolitana. Quindi abbiamo preso la metropolitana e ora siamo venuti a Monastiraki, che è diciamo il quartiere centrale di Atene, quello più turistico, infatti è pieno zeppo di negozietti. Alice in questi negozietti toccherebbe bendarla e si comprerebbe anche manichini. Comunque se vi state chiedendo perché parlo di questi posti come se praticamente ci venissi da una vita, è perché vi spiego, i miei nonni sono veramente fissati con la Grecia, cioè sono innamorati persi e io sono cresciuto con loro che tutte le estati mi portavano in Grecia, quindi posso dire che questi posti sono veramente la mia seconda casa. Comunque nonostante ci sia venuto un sacco di volte, girare il vicoletto e vedersi il Partenone lassù in cima che ti guarda dalla collina fa sempre il suo effetto. Raga, se la felicità fosse un cibo sarebbe questo gyros. Io ho preso col chicken, lei l'ha preso col pork. Il piano iniziale era di farselo impacchettare e portarselo in cima a una collina che abbiamo visto che dovrebbe essere uno dei meglio punti per vedere il tramonto, però se lo danno in mano bello caldo sarebbe quasi un insulto farlo freddo, quindi ce lo mangiamo per strada. A few minutes later. Allora raga,
Il Gyros ci ha dato la benzina necessaria per arrivare in cima alla collina, però ora la stanchezza accumulata è troppa, quindi questo video può finire qua. Questo era il primo video di questa nuova serie alla Grecia. Ne arriveranno ancora molti altri, quindi se non volete perderveli iscrivetevi al canale. Detto questo, noi vi salutiamo con questo splendido partenone illuminato al tramonto e noi ci vediamo domani. Ciao ragazzi.